Buon pomeriggio a tutti gli amici del Bar Walter, siamo qui per una puntata speciale dell'edicola del Bar Walter in vista dei mondiali che cominceranno tra poche ore con la partita inaugurale che vedrà i padroni di casa del Brasile scendere in campo tra pochissime ore contro la Croazia. Pronti via, siamo pronti a seguire questi mondiali e quindi dal calcio dilettantistico che abbiamo seguito, quello in particolar modo vastese e abruzzese in particolare, passiamo al calcio, alla massima espressione del calcio, ovvero la rassegna iridata, l'evento che ogni 4 anni catalizza l'attenzione di tutto il mondo sportivo. E anche oggi avremo tanti sportivi e non sportivi a parlare di questi mondiali. Il primo ospite è un mio carissimo amico Andrea Mazzetti, per chi non lo conoscesse qui a Vasto. Andrea è addetto stampa del Pescara Calcio, quindi si occupa delle relazioni con altri enti, quindi diciamo per una delle poche volte sei dall'altra parte, sei tu l'intervistato, di solito sei tu che intervisti, che fa insomma i pezzi per quanto riguarda sia la prima squadra sia soprattutto anche il settore giovanile che abbiamo avuto modo di seguire insieme. Andrea, ti voglio chiedere semplicemente com'è stata la tua stagione e quindi di conseguenza quella del Pescara, di tutto il mondo del Pescara Calcio, non solo la prima squadra, con insomma una stagione travagliata, prima con Mister Marino, poi con Cosmi, e i buoni, ottimi risultati direi del settore giovanile, soprattutto per quanto riguarda gli allievi. Sì, vabbè, quest'anno è stata una bella stagione, comunque oltre al fatto che comunque non abbiamo centrato appieno quello che si era prefissato a inizio anno, perché comunque è stato un campionato un po' particolare, capito? Perché da partire, capito, ad essere una delle tra i tre favorite per la promozione diretta, siamo arrivati comunque lì a salvarci alle ultime 3 giornate, è stato un campionato particolare, perché comunque bene o male la squadra era abbastanza forte. Ai nastri di partenza, ad esempio, nessuno avrebbe previsto, correggimi se sbaglio, un Latina così, che magari ha sovvertito un po' tutti i pronostici. Ma anche lo stesso Trapani, che comunque ha fatto un grandissimo campionato, e comunque ci sono state squadre... La rincorsa del Bari, cioè, quindi comunque è stato un campionato particolare, pure il Lanciano, nessuno si sarebbe aspettato che un campionato del genere, perché dalla squadra uno poteva augurargli una buona salvezza, ma non di più, insomma. E quindi ci ha sfiorato i playoff fino all'ultima giornata di campionato, quindi è stato comunque un campionato particolare. Il cambio di allenatore inevitabilmente crea... Di allenatore comunque sì, ha creato all'inizio una piccola scossa che comunque poi non si è portata avanti, perché comunque c'è stato quel calo dovuto a non so quale fattore. Perché... L'effetto Cosmi si è visto nel primo periodo, ricordo di essere venuto a vedere un Pescara Cesena, ti ricordi? Il Pescara fece una partita bellissima, adesso invece ci ritroviamo il Cesena che quel giorno non mi era sembrato assolutamente squadra da fare finale playoff, eppure si ritrova in finale playoff. Entro in finale e penso che riesca anche tu a... Tu dici che può spuntare sulla linea. Io penso che il Cesena sia la favorita alla promozione, che Latina comunque sono tante variabili che... Ha faticato nella doppia sfida con il Bari, ieri ho visto la partita, insomma ci è mancato poco che... Il rigore su Jonathan che è in dubbio, quindi alla fine c'è... È un episodio. C'è sera poi ha tanti elementi che hanno fatto sempre bene in Serie B, Succi, Cascione, quindi che conosciamo benissimo. Sì. Senti, per quanto riguarda invece il settore giovanile, dicevamo, abbiamo seguito insieme i ragazzi della primavera e quelli degli allievi. Una stagione penso davvero buona. Sì, ma anche i giovanissimi del Mister Mancini, che comunque hanno fatto un grandissimo campionato, comunque al di là di tutte le aspettative, perché comunque scendere in campo con squadre come la Roma, che hanno l'80% dei giocatori tutti stranieri anche, capito? Noi comunque la maggior parte dei giocatori Lazio, Fiorentina, Palermo, un girone davvero difficile. Difficile comunque, cioè, poi tu sai bene che comunque anche in primavera hanno adottato una linea sempre verde, perché comunque tutti i giocatori di categoria inferiore, cioè di età inferiore rispetto ai pari età. Nella primavera spesso, per non dire sempre, titolari erano ad esempio Di Rocco e Vitturini,
che sono classe 97, si trovavano a giocare contro avversari di 2, se non addirittura 3 anni di più. E a quell'età 3 anni fanno la differenza. Fa la differenza sia fisicamente che comunque, cioè, sono arrivati lì che comunque già sono abbastanza pronti rispetto agli altri che hanno saltato una categoria. Hanno sicuramente sì, una marcia in più. Sì. Nel girone del Pescara Primavera c'era anche il Chievo. Il Chievo che dal girone appunto C, il girone B del Pescara Primavera, che ha vinto, stravinto quasi, si è affermato ed è diventato campione d'Italia. L'abbiamo visto sul campo di Cepagatti, insieme, era una grande squadra, alla fine è arrivata a batterle tutte, Juve, Torino. Questa comunque, oltre all'Atalanta, il Chievo è una delle società che erano tutte e due nel girone del Pescara, quindi che ha uno dei settori giovanili più importanti d'Italia, quindi alla fine, cioè, sei meglio di me che comunque investire su questo, investire sui giovani alla fine paga. Il Chievo, guarda, non oso immaginare, forse nemmeno tu che sei del ramo, quanti, il cartellino di quanti giovani abbia il Chievo sparsi in Italia, forse è un numero che nemmeno ci immaginiamo, in prestito a tante altre società, quindi sicuramente un bel ambiente. Andrea, io naturalmente, come voglio fare un po' oggi a tutti quanti gli ospiti, voglio chiedere un piccolo pronostico sul mondiale e su, diciamo, l'obiettivo dell'Italia. Secondo te potremmo fare bene? C'è un po' di scetticismo forse. L'Italia purtroppo si trova in un girone abbastanza difficile, perché comunque con Inghilterra, che è una gran bella squadra, sempre l'Inghilterra, quindi tu poi ha giocatori importanti, no? A prescindere dalle fasce che si giochino, certo, meno, certo. Comunque giocatori. Gerard, Lampard e Rooney sono sempre una garanzia, quindi alla fine. Poi l'Uruguay, che comunque cioè è stato campione della proprio in Brasile, quindi poi il campione in casa, sì. È duro, un girone è duro. Io mi auguro comunque che arrivino fino in fondo, perché comunque cioè tutti sperano questo, anche perché una volta ogni 2 anni, considerando anche l'europeo, per non dire una volta ogni 4, per una volta siamo tutti tifosi della stessa squadra, quindi lo speriamo tutti quanti, certo. No, voglio, poi una cosa che mi rende più felice è che comunque la partecipazione di 4 giocatori del Pescara, quindi ecco, cioè, questa è una cosa bella anche per, cioè, mi appassiona ancora di più questo mondiale per questo motivo. L'avresti mai detto 2 anni fa? Adesso è facile dirlo, però sì. 2 anni fa quella cavalcata bellissima, avresti mai detto che Insigne, Immobile e Verratti si trovassero in Brasile? Immaginavo un futuro importante per questi ragazzi, che comunque già gli hanno dimostrato di essere comunque giocatori. C'è stato il quarto attacco d'Europa quell'anno, quindi alla fine le statistiche parlano da sole, però il problema è che, cioè, così in fretta non me l'aspettavo. Nessuno l'avrebbe detto. Forse nemmeno loro sognavano in 2 anni da passare dall'Adriatico al Brasile, al Mondiale. Quindi è stata una cosa bella, e comunque è giusto premiare giovani che penso diano l'anima. Oltre... C'è lo zampino di Zeman, come dicono molti, però le qualità ci sono, perché non si arriva al mondiale per caso, non si arriva al Paris Saint Germain per caso, non si arriva a essere comprati dal Borussia Dortmund per caso, assolutamente. Quindi. Come dici tu, è giustissimo quello che hai detto. Quindi c'è un po' di Pescara in questa nazionale, sì, e per questo le faremo il tifo. Ci poteva essere un altro abruzzese, su Rossi cosa pensi? Ti aspettavi questa? Però il problema è che è stato fuori tanto tempo, quindi alla fine, cioè, per partite così importanti e, cioè, comunque poche partite, c'è bisogno appunto di una condizione fisica ottima, perché comunque sia il caldo, ci sono vari fattori che comunque questo mondiale soprattutto è vero, appunto, sì. Quindi è meglio persone che siano pronte fisicamente, che comunque possano dare il massimo, non chi rientra all'80%, al 60% o al 50%, dare il massimo. Sono d'accordo con le scelte di Prodi. Sì. Va benissimo. Andrea, io ti saluto, ti ringrazio. Grazie a te. Ti aspetto l'anno prossimo, comunque nelle prossime puntate, per parlare appunto di calcio di Serie B, in questo caso il Pescara, speriamo magari in un pronto ritorno in Serie A come quello dell'anno scorso, di 2 anni fa, e poi naturalmente della nazionale, delle passioni comuni. Di nuovo ti ringraziamo noi. Ciao Andrea. Allora, abbiamo parlato dei mondiali, e i mondiali catalizzano l'attenzione un po' di tutti gli sportivi, lasciando forse un po' di amaro in bocca, diciamo, alle mogli, alle fidanzate, alle mamme, perché molti appassionati di calcio per il mese del mondiale, diciamo che pretendono
la televisione per un mese, perché non c'è solo la partita, ci sono anche tutte le interviste da seguire. E quando c'è l'Italia, poi anche per scaramanzia magari tutto deve essere al suo posto, quindi la bandiera messa in una maniera, l'inno nazionale da seguire in silenzio, e quindi magari le mogli e le mamme storcono un po' il naso, perché questi uomini vogliono tutta la televisione, l'area intorno alla televisione per loro. E avevo pensato anche simpaticamente di chiamare una donna abbastanza importante, facciamo una battuta per me, mia mamma, che è qui e che invito, che si trova nella situazione davvero difficile di avere non solo un figlio appassionato di calcio, ma anche un marito appassionato, molto appassionato di calcio. Troppo. Maria Teresita, mia mamma, per chi non la conoscesse, mi fa strano averti qua, mamma. Esatto. Facciamo un po' i formali. È emozionante. Senti, sei d'accordo con quello che ho detto? È sì, difficile certo. Gestire degli uomini durante i mondiali. Sì, è vero, è vero. È una cosa un po' insolita, però quando ci sono i mondiali siamo presi tutti proprio per difendere l'Italia, la nostra bella Italia. E poi niente, con questi mondiali con orari pure strani, un po' strani, si mangia di fretta sul divano, non si magari. Mangia, non si mangia, cioè non si può parlare, non si può, ci si chiude dentro tutti a guardare la televisione, quindi questo li isola un po' questi tifosi. Però quindi io vivo due realtà, forse esagerati e papà esagerati. E poi dobbiamo dirlo, per quanto ci riguarda, abbiamo anche un derby in famiglia, avendo mio fratello, quindi l'altro figlio di questa bella signora, che è in Inghilterra e ti farà per l'Inghilterra. Non è italiano, in questo rinnegherà le origini italiane. Sabato ci sarà una partita Italia-Inghilterra e quindi avremo un derby in famiglia. Sì, sì, sì. Comunque metteremo pure noi la bandiera, perché l'Italia è l'Italia, facciamo tifo, incrociamo le dita e quindi... E non monopolizziamo troppo le case, vabbè, il divano e la televisione. Sono anche cose tutte normali, anche. Quindi buon divertimento. La partita a tutti. Dell'Italia la vedrai anche tu, almeno quella dell'Italia. Sì. Io almeno l'inno me lo sento sempre e canto anch'io, anche perché cerco di insegnarlo anche ai bambini a scuola. Perché innanzitutto sei un insegnante per chi non lo conoscesse. Quindi buona visione a tutti. Ti voglio Grazie. Chiedere l'ultima cosa, poi ti lascio agli impegni di casa e di famiglia, visto che la scuola è quasi finita, almeno a livello di impegni. Andiamo agli sgoccioli. Con papà qualche giorno fa parlavamo dal punto di vista prettamente tecnico di Prandelli, il tecnico dell'Italia, il commissario tecnico. Tu da non esperta di calcio, lasciamo le cose tecniche magari agli altri, a livello di personaggio, di uomo, ti piace, piace questa figura? Bel signore, sì, incute un po', forse sbaglio, non lo so, io non lo conosco a livello di sport e tutto, però mi piace, mi sembra una persona molto riservata. E poi anche il gesto che ha fatto, no? Mi sembrava che la moglie era stata male prima di morire, aveva lasciato tutto, quindi in questo ha dato priorità agli affetti. Poi certo la vita continua e dobbiamo andare comunque avanti. È vero, mamma mia, la signora Maria Teresita, mamma ha ricordato un episodio infatti che forse pochi ricordano. Sì. Cesare Prandelli nell'estate del 2004, se non sbaglio, aveva firmato proprio per la Roma, sì, la squadra per la quale faccio il tifo, e purtroppo poi dopo 10 giorni di ritiro la situazione di salute della moglie si aggravò, sì, e poi infatti dopo qualche tempo purtroppo venne a mancare e Prandelli lasciò tutto, sì, perché c'era quella priorità. Quindi questo fu un gesto che sicuramente poche persone ricordano, però stanno sta a significare l'importanza che c'è davanti alla salute di una persona cara come può essere una moglie, anteporre a tutto il resto. Poi c'è tempo per tutto, però in quel momento forse non era il caso e si doveva dedicare più alla famiglia. Grazie. Va benissimo, grazie mamma, ci vediamo a casa. Prandelli, sì, abbiamo ricordato questo episodio e sicuramente ci fa capire che insomma il calcio come tutti quanti è una passione per tutti, però ad esempio proprio il mondiale del Brasile magari c'è un'altra realtà. Noi siamo appassionati di calcio, però sicuramente vorremmo che, non voglio fare della retorica, però che molti di questi soldi, di tutta questa attenzione che arriverà in Brasile durante questo mese,
vada magari all'altra, anche all'altra faccia della cartolina, perché la spiaggia di Copacabana, sì, lo stadio modernissimo, però dietro magari ci sono ancora dei problemi grandissimi in quella nazione immensa, una nazione continente qual è il Brasile, e quindi sia le favelas delle grandi città, sia la situazione delle popolazioni dell'Amazzonia. Speriamo che, non dico una fetta, ma qualche briciola di quello che si raggiungerà in questi mondiali vada anche a loro. Tornando poi al risultato, alle cose prettamente tecniche e di scommesse, di risultati, abbiamo qui il mio amico Dario Boccardo, detto Hubner, Dario Hubner, che dal punto di vista... Sì, poi me lo ridai a casa, scusate, ci vediamo dopo. Dal punto di vista prettamente del betting, siamo qui presso il Bar Walter, dove oltre a poter vedere tutte le partite dei mondiali, naturalmente negli orari di apertura del bar, quindi sicuramente la partita delle 18 ogni giorno qui al Bar Walter presso via Ciccarone a Basso la potrete seguire, potete anche scommettere, visto i servizi per lo scommettitore che sono disponibili qua al bar. E quindi io ti voglio chiedere, dal punto di vista delle scommesse, certo la singola partita, l'indovinare il marcatore, l'indovinare la nazionale vincente, io mi sbilancio, farò il tifo, oltre che per l'Italia, per l'Argentina, penso sia il mondiale giusto affinché Messi possa dire la sua nella maglietta, nella camisetta albiceleste, però quale altro tipo di scommessa possiamo fare per cercare di prendere qualche soldino, visto che ci vengono offerte tante possibilità? Buonasera a tutti, innanzitutto volevo parlare qualcosina del mondiale. Sicuramente sarà un bellissimo mondiale, perché stiamo in una nazione dove è veramente molto sentito il calcio, come in Italia, come tutte le parti, insomma. Poi queste sudamericane stanno andando veramente molto bene, noi cerchiamo sempre di provare a fare qualche schedina, se la dea bendata ci assiste, va bene così. Poi volevo dire qualche sorpresa, sicuramente provo a dare qualche squadra, qualche nome. Io vedo molto bene il Belgio, ovviamente l'Argentina come hai detto te, il Brasile, anche l'Italia, tutto quanto così. Poi possono esserci anche delle sorprese, queste cosiddette piccole squadre che noi non siamo tanto informati, però è sempre con riserva. Noi abbiamo provato a fare una schedina praticamente col passaggio del turno, quindi Stefano, sulle due di ogni girone che passano il loro gruppo. E allora le vogliamo elencare. Qui tra l'altro sbaglio proprio in ordine, esatto, di ABC. Sì, non ha importanza come arrivano, prima, seconda, ecco, Brasile, Messico, Spagna, Olanda, Colombia, Costa d'Avorio, Italia, Uruguay, Francia, Svizzera, Argentina, Bosnia, Germania, Portogallo, Belgio, Russia, con solo due errori, attenzione, con due euro, scusa, e 40 euro possiamo prendere ad un massimo di 558. Noi ci proviamo. Chi vuole rischiare la può giocare anche senza l'errore, se pensa che queste coppie siano quelle che davvero poi passeranno il loro girone. Però mi sembra, insomma, toccando ferro, che non ci siano risultati clamorosi, cioè non stiamo pronosticando il passaggio del turno dell'Iran o della Corea del Sud. Quindi mi sembra che sono delle belle coppie, speriamo di prenderla. Prego. Poi volevo dire un'altra cosa, ci sono veramente qui a Bar Walter, non perché dobbiamo pubblicizzarlo, per carità, ci sono veramente bei sistemi da fare, ci sono degli abbinamenti, io per esempio ne cito uno, per esempio ho voluto azzardare vincente mondiale dell'Italia abbinato al capocannoniere Diego Costa, con un solo euro si prendono 501 euro, io voglio dire all'inizio le schedine possono essere tutte vincenti, poi per carità la fortuna ci vuole. Magari si può anche provare ad abbinare, come hai fatto tu, una vincente con un capocannoniere. Esatto, ce ne sono tante soluzioni. Moltiplicatore, come si dice, esatto, in gergo, è molto alto. Poi anche capocannoniere per ogni nazione, e fare degli errori, quindi si può sbizzarrire. Noi ci proviamo e speriamo che la fortuna ci venga. Va benissimo.
Ti ringrazio Dario, okay. Qui siamo pieni di appassionati, stiamo aspettando un altro paio di amici che ci possano dire la loro sui mondiali. Per quanto mi riguarda, sulle convocazioni contestate o non contestate, chi mi conosce lo sa, non sono dal punto di vista tecnico, sempre sia chiaro, dal punto di vista umano ne abbiamo parlato prima, dal punto di vista tecnico non sono un grande amante di Prandelli, ma adesso naturalmente forza azzurri, le critiche le faremo, speriamo il più tardi possibile quando usciremo. Devo dire sicuramente una cosa. Giuseppe Rossi, che al quale siamo penso tutti insomma affezionati, essendo originario di Fraine, quindi dell'Alto Vastese, per quanto mi riguarda poi proprio vicinissimo al paese mio di origine che è Castiglione, quindi facciamo tutti il tifo per lui. La scelta di lasciarlo fuori sicuramente è stata impopolare, e questo va dato anche un po' merito a Prandelli, perché se dovessimo uscire anzitempo a seconda delle nostre aspettative saremmo tutti qui a dire se c'era Rossi, con Rossi avremmo fatto qualcosa di più. Quindi la scelta di lasciare fuori un calciatore forte sì, dalla grande inventiva, però magari non pronto fisicamente, o perlomeno per Prandelli e per lo staff tecnico non pronto fisicamente nel recuperare a distanza di 4-5 giorni da una partita all'altra, è stata una scelta sicuramente coraggiosa e va dato atto a Prandelli di averla presa. Poi è chiaro che magari ognuno, per quanto riguarda la propria squadra, è chiaro, io chi mi conosce lo sa bene, sono tifoso della Roma, quindi magari volevo forse destro in nazionale, avrei voluto Florenzi, però adesso davvero non è il caso di fare il tifoso di questa o dell'altra squadra, di essere tutti uniti alla ricerca del risultato finale. Partiamo con non con i favori del pronostico, però questo non vuol dire che l'Italia non possa dire la sua. Per quanto riguarda le altre nazionali, un piccolo excursus, e per fare questo excursus approfitto nel salutare tre cari amici con i quali da un mesetto a questa parte ho una chat nostra privata su Telegram, sono Nicola Bruno e Stefano Marino di Vasto, chi è di Vasto li conosce bene, e il nostro amico Marco Zaia, eoliano di Lipari, un nostro amico siciliano, con il quale da un mesetto a questa parte facciamo un focus in questa chat nostra privata sulle nazionali del mondiale, e abbiamo un po' detto questo, che le sudamericane sicuramente diranno la loro, Brasile, Argentina, su tutte quante, e c'è la Colombia che pur senza Falcao va considerata, bella figura potrebbe fare anche il Messico, anche se inserito nel gruppo del Brasile. Per quanto riguarda le europee, io dico attenzione a questa Spagna che viene detta come magari bollita, ma ricordiamoci che è la squadra che ha vinto le ultime due edizioni degli europei e l'edizione scorsa del mondiale, quindi è la squadra che dal 2008 vince tutti e tre i tornei più importanti. Certo, Casillas, la generazione di Busquets, di Xavi, di Iniesta, hanno tutti 4 anni in più dello scorso mondiale, 6 anni in più dello storico europeo del 2008, ma sono sempre dei grandissimi calciatori, non a caso rappresentano l'ossatura di Real Madrid e Barcellona, quindi la Spagna non va assolutamente sottovalutata. Le africane, cosa dire? Sulle africane hanno tante grandi individualità, ma forse poca unione di squadra. Il clima molto simile a quello loro, a quello dell'Africa, potrebbe favorirle, quindi magari una Costa d'Avorio con Drogba, con Gervinho, con Yaya Touré, che le loro stelle, Kalou, un Camerun che ha in Eto'o proprio la sua bandiera e trascinatore, la Nigeria, le Aquile Nere che sono sempre lì, in ogni edizione del mondiale comunque i verdi d'Africa sono sempre presenti. Per quanto riguarda le asiatiche, le vedo un po' più dietro in confronto alle altre edizioni in cui non hanno sfigurato, Corea del Sud, Giappone, Iran, insomma non mi sembrano in grado di dare fastidio alle big. Poi ci sono le mine vaganti Australia, Stati Uniti, che per la loro cultura ci tengono nello sport a fare bene, anche magari in uno sport come il calcio che non fa diciamo parte della loro cultura, non è sicuramente tra gli sport principali né in Australia né tantomeno negli Stati Uniti. E poi le europee che sono sempre da tenere d'occhio, la nostra Italia, speriamo, la Francia nonostante l'infortunio di Ribéry, l'Olanda che ha perso qualche pezzo ma può contare comunque su Snyder, Robben e Van Persie,
la solita Germania che quando si tratta di arrivare fino in fondo è sempre presente. Tre finali vinte e se non sbaglio quattro perse, quindi i teutonici sono sempre da considerare. Poi c'è questa Inghilterra che affronteremo sabato, sperando sia alla nostra portata, che comunque può contare su giocatori formidabili quali Gerrard, Lampard e Rooney, su tutti, quindi sarà sicuramente un bel mondiale. Qualcuno dice il mondiale finalmente, perché in nazionale ha fatto poco in confronto a quello che ha fatto nel Barcellona. Sarà il mondiale di Messi, sarà il mondiale di Neymar, la stella di casa, sarà il mondiale molto più difficile che lo sia di Cristiano Ronaldo, che ha trascinato la sua nazionale al mondiale con una tripletta fantastica nello spareggio contro Ibra, contro la Svezia, però non solo è acciaccato, ma il Portogallo insomma senza di lui perde molto. Insomma di carri al fuoco ce n'è tantissima, speriamo di parlare più possibile a lungo dell'Italia, insomma di sentire il nostro inno, l'inno di Mameli, ben più delle tre volte minime che lo sentiremo nel girone. Massimiliano, un amico amante di questo sport, Massimiliano Cinquina, mi vuoi fare un pronostico? Anche tu? Insomma, io ti ho buttato un po' di temi così. Chi vedi bene? Allora, io dico le sudamericane, sì, in genere, anche sì, la Colombia per dirti, che mi piace tantissimo nonostante l'assenza di Falcao. Ecco, se buonasera innanzitutto, se Falcao fosse stato, avesse fatto parte del mondiale, piena forma, la Colombia l'avrei vista come arrivare agli ottavi. Gli ottavi di finale la Colombia sarebbe arrivata sicuramente. Se tu mi dici su chi vuoi scommettere, su chi non farà strada al mondiale, beh, ovvio, dopo i gironi, oltre, sì, la Germania. Dici la che Germania è l'eterna. E l'eterna sconfitta, questa Germania che in fondo ci arriva, ma in fondo ci arriva, però arriva sempre con il suo gioco di potenza, i soliti giocatori oriundi come Klose, Podolski, sì, il Boateng, quindi non la vedo. La Germania per me è l'ultimo pericolo. Secondo poi te? Magari no, chissà, no, può succedere. Io per esempio questo che dici tu lo penso dell'Olanda, la vedo un po' meno forte delle altre volte. Questo sarà il mondiale delle sudamericane. Io faccio tifo io Uruguay, a parte l'Italia. Ecco, dell'Uruguay infatti non avevo parlato. Si ripeta un maracanazo. Maracanazo 2.0, quello moderno. Lo spero veramente, se l'Italia non vince il mondiale spero che si abbia un nuovo maracanazo. Perché vedere non è cattiveria. Però vedere i brasiliani che soffrono per il gioco del calcio in casa, perderlo per la seconda volta. Me lo sono perso la prima perché non ero nato. Me lo potrei godere se l'Uruguay vincesse di nuovo il mondiale, anche perché l'Uruguay al mondiale del 2010 è arrivato terzo, anche perché ha vinto la Coppa America e poi a Cavani, a Suarez, a molti giocatori. Giocatori ce l'ha, c'è Godin che ha fatto benissimo l'Italia, con l'Atletico Madrid. L'Italia sì, l'Italia la vedo forte, però a malincuore non credo arrivi possa fare strada, fino alla finale. Poi magari succede come nel 2006, però io l'Italia la vedo alle semifinali, massimo quarto, terzo posto. Dici, vabbè, sarebbe comunque un sarebbe un ottimo buon risultato. Va benissimo. Questo. Massi, ho tirato un po' i piedi all'Italia. No, ma la penso anch'io così, insomma, non vedo che possa insomma arrivare fino in fondo. Le sudamericane soprattutto. Per quanto riguarda invece capocannonieri, secondo te, come uomini singoli, sì, come giocatori ci potrebbero essere sorprese, detto, tra cui Messi, Neymar, insomma, a parte i nomi soliti. Benzema, che il girone della Francia è abbastanza semplice, sì, quindi penso che Benzema, se in forma, un gol, due gol a partita li può fare bene. Francia, Svizzera, Honduras ed Ecuador, se sì, non sbaglio, sì, il girone della Francia potrebbe essere un girone facile. Le difese allegre sudamericane potrebbero far ballare Benzema. Centroamericane e sudamericane. Poi io spero che ci siano quelle sorprese che a me piacciono tanto, quelle partite tra nazioni non molto importanti, tra cui Honduras, l'Algeria, magari le partite dell'Algeria, le partite, sì, dell'Iran, quelle sinceramente le preferisco più a una Spagna-Olanda che vedremo tra un giorno, perché dopodomani, sì, domani, sì, domani, anche perché io mi ricordo che a USA 94 c'era una partita a Marocco, adesso non ricordo chi, e da lì venne fuori, non so se tutti lo conoscono, Mustafa Agi,
il grande giocatore marocchino che ha fatto 3 mondiali. E quindi dai, guardia, io mi occuperò di queste partite minori. Il mondiale è bello proprio per questo, perché magari, hai detto bene tu, un Costa d'Avorio Giappone, prendo proprio una partita in programma, un Costa d'Avorio Giappone che sarà in programma alle 3 di notte italiane, se fosse un amichevole penso che nessuno di noi la vedrebbe mai. Siccome è una partita del mondiale, penso che anch'io o tanti altri appassionati la vedrò, quindi è il bello del mondiale per chi è appassionato di questo sport. Quelle partite sono bellissime, come il primo ricordo di un mondiale Italia 90, mi vidi una partita degli Emirati Arabi Uniti e fu una... Immagino, una partita bellissima, veramente. È vero, questi episodi, del resto, come dice un famoso giornalista, Federico Buffa, i mondiali scandiscono la nostra vita, ed è così. Io ad esempio ricordo che Francia 98 e Giappone e Corea 2002 li ho seguiti completamente, le ho viste tutte le partite di quei due mondiali, perché avevo rispettivamente 12 e 16 anni. Quando sei più piccolo c'è la passione. Ricordo una domenica d'estate del 2002, quindi avevo appunto 16 anni, in cui mi misi la sveglia alle 6:30, perché alle 7 italiane c'era in programma Argentina-Nigeria, dove c'era Gabriel Omar Batistuta, che in quegli anni naturalmente giocava alla Roma, aveva contribuito alla vittoria dello scudetto. Insomma, mi svegliai per vedere Argentina-Nigeria, che poi fu decisa proprio dal Re Leone 1-0, e mia madre a un certo punto si svegliò verso, insomma, le 8 e mi disse: ma che ci fai sveglio a quest'ora di domenica d'estate? Quando sei appassionato di calcio fai gli orari più impensabili, quindi, e vedi le partite più impensabili. Sì, sì, sarà così anche quest'anno, anche se siamo un po' più grandicelli. Per concludere, dimmi, vorrei fare un attimo il bastian contrario. Questo non sarà assolutamente il mondiale di Messi. Dici? Deluderà? Perché Messi non è Diego Armando Maradona, non è assolutamente Diego Armando Maradona. Anche se Maradona gli vuole bene come un figlio, ne parla sempre bene, dice che è il suo erede. Gli amanti del calcio non riescono a paragonare Messi a Diego Armando Maradona. Messi diventerà un nuovo Diego Armando Maradona quando andrà via dal Barcellona, dove tutto il gioco è canalizzato su di lui. Se va in una squadra, non dico una squadra, perché ormai i trasferimenti... No, facendo l'esempio con Maradona, che ha fatto vincere 2 scudetti al Napoli. Maradona andò al Napoli, fece vincere 2 scudetti e fece vincere la Coppa del Mondo. Veniva dal Barcellona, sì. Magari gli amici napoletani sognano un... Ormai andremo anche noi a Napoli a vedere le partite, penso. Tutte le domeniche. A vedere Messi, dai. Questi trasferimenti sono impensabili. C'era Zico all'Udinese, Maradona al Napoli. Negli anni 80, quindi, era tutta un'altra era cosa. La Roma con Falcao, la Juve con Platini. Era un altro calcio ed erano altri mondiali. Quindi, comunque, tu dici che Messi non sarà flop. Sì, sarà un flop. Sarà un flop. Io spero di no, perché ti ho detto come seconda squadra con l'Argentina. Però vabbè, vediamo. Questo è il bello del calcio. Massi, io ti ringrazio. Ciao a tutti. Ci vediamo qui presso il bar. Io vi saluto. Spero di organizzare insieme a Giuseppe Mancini un'altra puntata. Magari se l'Italia dovesse andare fino in fondo, sicuramente faremo un altro appuntamento della edicola del Bar Walter, versione estiva, versione mondiale, con tanti altri amici che speriamo ci vengano a salutare. Intanto un saluto dal vostro Stefano Troilo.